Buongiorno raga, oggi mi trovo a Bocca di Selva di Bosco Chiesa Nuova in provincia di Verona e farò una passeggiatina, mettiamola così, verso il rifugio Podestaria. C'è già, vedo un po' di neve ghiacciata perché sono già scivolato, perciò raga, adesso sapete cosa faccio, gambi spalla e andiamo a fare un po' di fatica. Raga, breve storia triste, ho dimenticato il telefono in macchina e mi è toccato tornare indietro. Dalle mie parti si dice cino ga testa ga gambe. Raga, adesso mi dirigo verso il Monte Tomba, dove c'è il rifugio, così da fare una piccola deviazione, da allungare un po' la strada, per poi tornare sui nostri passi verso il rifugio Podestaria. Ecco, quello là che si vede in lontananza è il rifugio del Monte Tomba. Quest'estate ero venuto qua e mi ero fermato qua perché, se ricordate, avevo fatto l'intervento alla schiena ed erano le prime passeggiate che facevo in montagna. Adesso invece vedete come cambiano le cose, raga. Me ne sto andando su verso il rifugio del Monte Tomba camminando sulla neve con le mie gambe. Grazie al neurochirurgo dottor Ricci, grazie mille che mi hai permesso di tornare in questi posti. C'è freddo raga, c'è un botto di freddo. Sono arrivato al rifugio qua sul Monte Tomba, eccolo là, eccolo qua, questo è il rifugio. Ho un po' vergogna a dirlo, ma credo che sia la prima volta che vengo qua. In tutti questi anni che ho frequentato questa montagna, almeno 20, non ero mai venuto qua. Ci stanno anche le musiche natalizie qua. Ah, è diventato tutto troppo commerciale. Vabbè, adesso andiamo a vedere il panorama che si può apprezzare da qua. Tre settimane fa, raga, stavo là in cima, quella è cima Trappola. Allora, tirando le somme, su al rifugio del Monte Tomba c'era veramente un botto di gente. Non oso immaginare quanta ce ne sarà al rifugio Podestaria. Comunque la Lessigna, come potete vedere dietro le mie spalle, è magica con la neve. Con la neve la Lessigna è magica. Due belle motoslitte. Che ne dite, raga? Ne prendo una così
evito di camminare. Ne prendo una, dai, così vado a farmi un giretto qua per la Lessigna, a spasso per la Lessigna, e poi gliela riporto qua. È assodato, ormai il freddo mi dà la testa. Adesso, raga, devo fare una deviazione, perché la strada originale, nel periodo invernale, quando c'è la neve, viene dedicata all'uscita di fondo. Quindi adesso c'è uno sbarramento e per andare verso il rifugio Podestaria devo appunto fare questa deviazione qua in mezzo al prato. Raga, sono arrivato al rifugio Podestaria. Eccolo qua. Quello lì è il rifugio Podestaria. Adesso bivacco qua fuori al freddo e al gelo come i re magi e Gesù bambino e poi decido se tornare indietro dal bosco dei Folignani. Bah, vediamo. Raga, sono ripartito e mi sa che torno giù dal bosco del Funignani. Il sentiero è questo qua. Raga, mi sembra di camminare in un bosco fatato. Vacca boia, che bello che è. Io l'avevo già fatto in un'altra stagione questo bosco qua, quando non c'era la neve, ma adesso è una roba stratosferica, veramente da venire, super consigliato. Raga, sono quasi arrivato alla fine di questo trekking. Alla fine della fiera ho camminato un bel po', perché alla faccia della passeggiata
ho camminato quasi 12,5 km per un totale di, adesso ve lo dico, 4 ore e un quarto. Ho macinato quasi 500 metri di dislivello, che dire, bella passeggiatina. Ho optato come ritorno di passare attraverso il bosco dei Folignani e lasciatemelo dire, ho fatto bene, perché mi sembrava di camminare dentro in un bosco fatato, bellissimo. Io l'avevo fatto un paio d'anni fa, però senza la neve, c'era freddo ma comunque non c'era la neve e non ha reso tanto paesaggisticamente parlando come oggi. Diciamo che il tragitto di ritorno è stato molto molto, anzi moltissimo emozionante, bello bello bello. Però vi devo dare una brutta notizia e ve lo dico in dialetto: che se a te camera che sta tirando gli ultimi, mi sa che a breve dovrò fare un investimento. Voi cosa mi consigliate? Io stavo pensando di prendere una GoPro 9 Hero, voi cosa ne pensate? Non mi piace tanto l'immagine che rende la GoPro, perché preferisco la DJI Pocket 2, che è la telecamera che sto usando. Però la mia telecamera ho scoperto che non sopporta le basse temperature, infatti è da poco più di un anno che ce l'ho ed è imbarazzante quanto la batteria non duri. Devo sempre metterla sotto carica con la power bank, ma è veramente tutto troppo laborioso. Comunque vabbè, dai, a parte problemi tecnologici, io il giro di oggi lo consiglio a chiunque, anche alle famiglie. Sarebbe meglio dire lo consiglio alle famiglie, però con la neve state attenti, perché se avete bambini troppo piccoli, allora qualche problemino potreste averlo. Per il resto invece io consiglio spassionatamente di venire qua, di fare il giro che ho fatto io oggi, perché è stato veramente fantastico, magnifico. La neve qua in Lessinia dona sempre dei paesaggi che sono spettacolari. Guardate un po' qua, che meraviglia. Adesso amici, tocca a voi fare le solite tre cosine: un bel pollicione in su a questo video, mi raccomando, qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina delle notifiche. Cosa dire? Alla prossima avventura, vi aspetto. Ciao ciao!